Buongiorno a tutti. Ok, cominciamo bene come vedete. No, non ho deciso di andare nel deserto. Questo è un paio di shorts in realtà, che sicuramente mi hanno regalato perché non è il tipo di fantasia che prediligo, o meglio, mi piacciono, però il rosso con le tonalità del verde, secondo me, c'entra come i cavoli a merenda. Comunque sono di lino, vabbè. Semplicemente ieri sera ho schiarito i capelli perché erano troppo scuri e quindi devo fare la tinta sopra e non voglio farveli vedere. Allora, ieri sera volevo fare una live ma mi sono addormentata, sono crollata. Non dopo essermi preparata la mia minestrina astuto, però con la pastina senza glutine. Devo dire che forse davvero ho sviluppato un po' di intolleranza al glutine perché sono riuscita, ma 25 grammi ne ho mangiato, ma è rimasta dov'era. Boh, speriamo bene. Mentre l'altro ieri sera con le due fette di pizza, la notte, water, tutta la notte, quindi può darsi che sia una coincidenza, sia solo lo stress. Quindi ieri sera mi sono addormentata mentre guardavo, l'ho messo, dopo 5 minuti ero già tra le braccia di Morfeo. A ciascuno il suo grande film, tratto dall'omonimo romanzo di Leonardo Sciascia. Grande cast, Gabriele Ferzetti, Irene Papas, un pochino più complicato del giorno della civetta come trama, però molto molto bello, bello insomma, struggente. Però non l'ho visto, lo so a memoria perché l'ho visto nella mia vita migliaia di volte, però nella fattispecie mi sono addormentata. Apro WhatsApp e trovo tipo 15 messaggi di persone diverse, in cui non ho capito e non andrò a cercare perché non me ne fottono un cazzo, sinceramente. Di persone che mi avvisano che ieri sera, credo, se non ho capito male, la Graziellina nostra mi ha dato della cagna lurida, lurida cagna, qualcosa del genere. Ora, ora, ora. Innanzitutto, forse parlavi di Nabichi. Maria Sofì, vieni, vieni qua, amore. Vieni. Vieni, amore, vieni a dare il buongiorno. Allora, se ti rivolgevi a Maria Sofì, non è lurida perché ha fatto lo shampoo all'albicocca. Nabichi. Andiamo. Sta dormendo della grossa. Sotto il letto, vieni amore, vieni, vieni, vieni a diglielo che tu non sei una lurida cagna, vieni a dirlo che tu sei pulita e profumata di albicocca, vieni qua, parola lista cagna, zonno, ok, vieni qua a dirlo. Nel caso in cui invece ti riferissi a me, capisco che tu ti possa confondere, perché essendo circondata nella tua famiglia di donne che hanno i tuoi medesimi principi e che ti danno manforte in generale, l'ho visto spesse volte, la matrona e le sorelle, darti manforte nel tuo esercitare l'attività di becera mafiosetta. Può darsi che tu ti sia confusa e quindi st ti stessi rivolgendo, le stessi chiamando, invece di chiamarle per nome, le hai chiamate così. Capisco, capita a tutti di confondersi, Regina, non ti preoccupare, ma me ne ha fatto un cazzo, ok? A Maria Sofì che non gliene ha fatto un cazzo manco a lei. Quindi be quiet, tranquilla proprio. Rinnovo l'invito che sto rinnovando ogni giorno di non mandarmi queste cose, ma non peraltro ormai ci faccio una risata sopra, cioè proprio non mi interessa nulla, però dovrei
Davvero, so che molte persone lo fanno per proteggermi, ma don't worry, davvero, evitate perché, cioè, tra l'altro questo è un cellulare, non è un tablet e si intasa la memoria. La mia memoria oltretutto è sensibile ai delinquenti, quindi delinquenti, mafiosi, tossici, tutta quella marmaglia lì, no? Non gradisce senza ricevere messaggi relativi a... Lasciate stare. Sono le 7:20, ho sul caffè, però ho la piastra induzione, quella che mi ha regalato la putrida. Però, siccome Pietro Focaio non ne ho in casa, utilizzo la piastra induzione della traditrice putrida infame. Ciao.